Come ho detto anche in altre occasioni, il corpo della Guardia di Finanza, oltre che un corpo di polizia, è un corpo vicino alla gente, che sta con la gente, che sta in mezzo alla gente e che si adopera per la gente. Quindi, oltre che nel nostro servizio, cercheremo anche con queste iniziative, sì, celebreremo i nostri 250 anni, sono tanti, ne andiamo orgogliosi, ma vorremmo anche far, come dire, passare anche il messaggio di questo nostro rapporto forte con la gente, per la gente, in mezzo alla gente. Quindi quale modo migliore se non quello di valorizzare queste fondazioni, queste associazioni di volontariato che tanto fanno per la gente, tanto fanno per i bisognosi e quindi ci auguriamo che la serata, oltre che una bella serata di cultura, oltre che una serata di festeggiamento, possa essere una serata di riflessione, utile magari a raccogliere quella goccia di aiuto nell'oceano del bisogno che queste fondazioni, questi enti hanno e dare una mano ai bisognosi. Sarà un momento dedicato anche allo sport. Sarà un momento dedicato anche allo sport, quindi abbineremo gli ospiti culturali, abbiamo detto prima il conservatorio farà una serata, quindi sicuramente sarà il clou, ma durante alcuni momenti di pausa saranno presentati degli sportivi legati alla provincia, la città di Alessandria, la provincia di Alessandria, quindi abbiamo cercato di diversificare anche la presenza, quindi ci saranno sia sport di squadra che sport individuali e tra gli altri interverrà un atleta delle Fiamme Gialle che sono le nostre squadre sportive, che ha partecipato recentemente alle Olimpiadi a Parigi, riuscendo con il suo equipaggio, e quindi qui vi svelo, si tratta di una canottiera, quindi col canottaggio, con l'otto femminile che ha partecipato alle Olimpiadi e che è arrivata in finale, raggiungendo quindi comunque un risultato veramente di pregio. Ci saranno sport di squadra, quindi interverranno anche rappresentanti del basket, del Dertona Basket in particolare, che tanto sta facendo bene in questi anni e sta facendo conoscere anche in Italia e all'estero la realtà tortonese, ma della provincia di Alessandria, se vogliamo. Avremo poi tra gli altri ospite un pilota della Ferrari che ha riportato a Maranello la vittoria della 24 ore di Le Mans dopo tanti anni e quindi ancora di più accrescendo sia il prestigio di una casa automobilistica italiana, ma anche della provincia di Alessandria, perché il pilota è di origini alessandrine, tortonesi per l'esattezza. Ricorderemo poi un grande campione del passato, Fausto Coppi. Interverranno i figli, ma vuole essere anche un momento di ricordo per ricordare un campionissimo del passato che però è sempre presente nel nostro immaginario, nella nostra mente, e quindi lo ricorderemo durante la serata. Ecco, vogliamo dare qualche indicazione logistica anche qui, cioè come bisogna fare per venire a Casale venerdì sera? Allora, il teatro di Casale è vicinissimo alla Piazza Castello, quindi è disponibile ampio parcheggio per chi vorrà venire, parcheggio gratuito, così come è gratuito l'ingresso al teatro, quindi non ci sarà bisogno di nulla. Semplicemente per motivi organizzativi invitiamo i partecipanti a contattarci. Rilasceremo adesso poi i vari indirizzi, semplicemente per poter organizzare al meglio i posti e quindi poter, come dire, riservare a chi avrà piacere di intervenire un posto nel teatro. Quindi intervenite, intervenite numerosi, vi aspettiamo, sarà una bella serata e durante la serata ne approfitteremo per parlare appunto anche di volontariato.